Salvatore Fortunato Giordano, il sindaco di Mileto. È stata da poco inaugurata la statua del maestro La Gamba, raffigurante le gesta del conte Ruggero. È stata inaugurata il giorno dell'inaugurazione del FAI, delle giornate FAI di Calabria, che quest'anno nella provincia di Vibo Valentia si sono svolte sul sito della vecchia Mileto e presso il Museo Statale e anche presso l'Archivio Diocesano di Mileto. Quindi è stata un'occasione culturale molto bella, molto partecipata. Diciamo, abbiamo avuto ospiti almeno 1000 persone che sono venute a visitare sia il museo, sia l'archivio e sia il Parco Archeologico Medievale di Mileto Antica. È stata una bella occasione di rivisitazione della storia normanna, anche grazie a questa statua fatta dal maestro Antonio La Gamba, che è la prima statua che viene apposta dopo chiaramente il terremoto del 1783 sul sito della Mileto Antica, perché in quello che diciamo non c'è mai stata un'aggiunta rispetto a quello che è stato ritrovato sul posto, se non quello che si vedono le casupole costruite negli anni 30, 40 e 50 dai contadini che coltivavano i terreni in quella zona della Mileto Antica. Quali sono le prospettive del Parco Medievale di Mileto? Il Parco Medievale di Mileto, come sapete, è l'unico medievale della Calabria e quindi ha una sua importanza dal punto di vista storico, culturale e architettonico. Sebbene sono state fatte ancora poche campagne di scavo negli anni passati, noi adesso il futuro qual è? Il futuro è che si tende a valorizzare il Parco Archeologico Medievale attraverso un'azione che viene fatta giornalmente per quello che è possibile fare, per far visitare il parco quello che c'è attualmente da parte dell'associazione Minemosine che gestisce il parco, e anche noi del comune ci impegniamo a rendere dotta la comunità, coloro i quali visitano la nostra cittadina, di far fare qualche visita giù al parco. Ma soprattutto adesso stanno partendo i lavori per la valorizzazione con un progetto approvato dalla Regione Calabria. Con il Por Calabria andremo a valorizzare proprio l'area della Santissima Trinità e anche altre opere di valorizzazione. Inoltre, tra qualche giorno inizieranno i rilievi che vengono effettuati per la prima volta, ritengo, dal punto di vista così scientifico, su tutta l'area del Parco Archeologico Medievale dall'Università di Siena, con la quale abbiamo un protocollo d'intesa. Inoltre poi abbiamo attivato un concorso di idee per un'ulteriore valorizzazione del parco archeologico, e questa è in corso questa gara, e a breve verrà determinato il vincitore di questa gara. Devo dire che questa attività, unita a quello che potrà essere nel futuro anche con il PNRR Cultura, creare le condizioni per migliorare l'accessibilità al parco, creare le condizioni per valorizzarlo ancora di più con delle indicazioni più specifiche, potrà consentire al Parco Medievale di Mileto, in unione con tutte le associazioni culturali esistenti sul territorio e con la società, con l'associazione che gestisce il parco, quindi con un impegno comune di tutti quanti, si potrà aspirare ad avere un parco frequentato da tante persone, perché può essere meta turistico-culturale molto importante, atteso che in quella zona che fu eretta da Ruggero I il Conte come capitale della Contea Normanna, nacque poi Ruggero II che divenne il re di Sicilia e di Calabria, quindi un momento storico importante per questo territorio.